Secondo voi, mentre Stepney lavorava al suo campo di grano e non dava noia a nessuno, cosa poteva succedere? E cosa poteva succedere? Cascava un creeper dall'albero. C'erano anche due ragni 2 secondi fa, vi posso assicurare c'erano due ragni, non li ho uccisi, quindi ci sono ancora da qualche parte. Ora non mi ricordo se, cioè se, dove sta andando? Sta andando sopra la casa? No! È sopra casa mia il creeper, brutto stronzo. Guardati il ragno, due ragni, oh mio Dio. L'ho combinata, a mettere quel cazzo di holo l'ho combinata. Allora, o si ripiega, ragazzi, o si ripiega in sottoterra, si va a fare un giro, oppure io non so come fare ad ammazzare questi. Che altro è perché è hardcore, se non era hardcore me lo avrei ributtato tutta randa, gli avrei spaccato il culo, eh. Però è hardcore, quindi devo sopravvivere. Guarda, aspetta un attimo, guardo se esplode il creeper, se mi guarda in faccia esplode. Guarda, non dovrebbe, non dovrebbe, non dovrebbe. Sì, esplode, esplode. Brutto no, ciccione di merda, hai aggiornato pure questo. Cioè, per farmi morire dai creeper hai aggiornato pure questo. Io spero ti crolli qualcosa addosso, stronzo. Vieni, intanto ammazziamo i ragni. Vedete ragazzi, se ammazzo i ragni dopo mi avvantaggio. E non ci rompo. Oh, string. Ho visto una string. La string, sì, la string. Voglio la string, voglio la string. Non morire. Non esplodere più che altro. Ma aspettate, ma io sto. Sono un coglione, sto perdendo tempo e basta. Allora, bam. Bam. Ciao. Ora voglio vedere cosa mi fanno. Voglio vedere proprio. Sono curioso di vedere cosa mi schierano contro adesso. Cosa levo? Per adesso levo gli alberelli, non fermo a niente. Dai, dov'è il creeper? Ora io faccio una corsa, eh. Qui! Oh! Abbiamo combattuto il male. Ragazzi, abbiamo. No, 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 abbiamo combattuto il male proprio di niente. Non abbiamo combattuto il male proprio di niente. No, abbiamo combattuto il male proprio di niente. No, perché? Da dove vengono? Da dove venite? Ditemi, dimmi da dove arrivi, brutto stronzo. Lo sapevo che prima o poi c'era un episodio di questo tipo. E io lo sapevo, me lo sentivo, me lo sentivo, me lo sentivo, me lo sentivo. Come faccio a chiudermi? Se mi nascono i. Aspetta. Forse se metto le torce qua sopra smettono di nascere. Allora. Un attimo, torce, 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 dove sono? Non ho torce. Le faccio subito, le faccio. 16, vabbè, non interessa. 20 torce, perfetto. Iniziamo a spandere una su ogni cunicolo. 1, 2, 3, 4. Perché secondo me i ragazzi nascono sull'albero. Io sono sicuro. Le metto qua, sulla base. A meno non ci nascono gli zombie, gli scheletri e i creeper, visto che lo slot di nascita è da 1. E non dovrebbero nascere adesso, eh. Ora, mi incazzo se ci nascono. Ok, ora sul tetto non dovrebbero nascere, però io sono certo che nascano sull'albero. Ragazzi, sono sicuro. Vado sopra e provo a mettere le torce anche sull'albero a sto punto. Prima di rischiare un altro agguato di quel genere, mi proteggo. Eccoci, non posso mettere le torce sull'albero. Tranquilli, ci penso io, ce le posso mettere, guardate. Metto la terra e poi metto la torcia. Terra, torcia. No, ehi, non cadere. Terra, torcia. E non dovrebbero nascere fino a prova contraria, eh. Metto un'altra. Terra. E torcia. Dai. Scendiamo di nuovo. Vediamo. Oh, poi magari. Ganzo, mi posso fare la casetta sull'albero? Tanto sono parzialmente protetto. Ok. Ma sono vista brutta, ragazzi. Ve lo giuro. Ho detto vai. Ora come faccio? Più che altro stavo mettendo la terra. E tutto un tratto mi appare un creeper da dietro. Ho detto no. E te che co cosa cazzo ci fai qui? Pensavo proprio così. Cosa cazzo ci fai qui? E si vede che c'aveva voglia di rompere le scatole a qualcuno. Senza fare nome, Stepney. Ho detto senza fare nickname, ho detto senza fare nomi. Allora, prendi questo poco pane e ci chiudiamo dentro perché il creeper è sicuro è arrivato da quell'isoletta. Il creeper mi è arrivato da quell'isoletta maledetta. Ora non badate al fatto che qui ho messo la terra. Cioè, l'avevo messa per chiudermi e scappare, nient'altro. Allora, cosa devo fare? Devo fare le stecche. Per fare le fence mi servono parecchi di questi. Ora, saranno un po' sprecati a tutti questi, però.
nevare alla pena quando saremo chiusi. Due, altri due, e basta, non ne posso fare più. No, forse un altro paio, sì. Due. Bene. 24. Dovremmo riuscire a circondarci e a chiuderci. Spero proprio di sì. Allora. 1, 2, 3, 4. Eccoci, li ho mancato. Non ci si possono mettere sotto i piedi, giusto? Oh! No. Ora non dovrebbero scavalcare, quindi siamo un pochino più coperti di quanto non eravamo poco fa. Devo farmi il secchiello per metterci l'acqua. Altrimenti, vedete. A parte no, dovrebbe toccare. Però la tocca a tutti. No, mi manca una steak. Devo sprecare altro legno. Altro legno che non posso permettermi, ragazzi. No. Vabbè, quello bianco, dai, fa schifo. Quello bianco che fa schifo lo possiamo usare. Mettiamo questo. Ne vengono più di prima. 32. Alla faccia. E che cavolo. Scusa, prima usavo uno stack e non ce l'ho fatta a farne 32. Che storia è questa? Boh, mi torna. C'è qualcosa che non mi torna. Allora, visto che io ho poca pazienza, butto giù. Butto giù questo, sì. No, lo so, magari è roba sprecata, però si fa prima così. Allora, legna, non ne ho più. Pietra ne ho. La pietra ci va bene, anzi, è anche forse più carina. Chiudo qui con la pietra, lì con la terra. No, con la pietra qui no, brutto. Posso farmi il vialetto sì lo faccio. Allora, chiuditi qui. Questo lo spacco a mano, già che ci sono, mi fa fatica mettere l'ascetta, metto questo e spacco questo, faccio prima. Allora, quasi quasi chiudo lì. Ora guardo com'è, se è asimmetrico, mi sa che non è asimmetrico, mi sa che è asimmetrico, scusate. 1, 2, allora, questi sono uguali, giusto? Fino a 3, fino a 3, 2, quindi questo è in più. No, c'è cosa mi torna? Questa è fatta per bene. E ce ne sono due, più uno che è il muro in sé per sé. Quindi se questo lo faccio diventare il muro in sé per sé, che succede? Che si diventa asimmetrica, eh? Vabbè, dai, non importa. Non importa, pace. Oh, mi devo sigillare dentro, ragazzi, se no qui è merda. Ok. Inizio a disporre le fence. E siamo praticamente chiusi. Dentro la nostra roccaforte. Non è una roccaforte, però. Facciamo finta che lo sia per un attimo. Poi, se avremo altro materiale da buttare via, faremo altre di queste, alzeremo le barriere in modo che nessuno possa entrare. Ci sigilliamo dentro, cazzo. Non deve entrare un'anima bimba. L'anima morta? Quelli morti sì, li posso far entrare. Tanto non me ne interessa. Ah, l'ho fatto qui il percorso, quindi quella lì la devo usarla. Vedete? Sì, va bene. Allora, viene brutto se lo faccio asimmetrico, però non mi interessa, dai. Mi chiudo e basta. No, diciamo che non sto a badare alla bellezza in questo istante, dai. Qua la pietra. E qua le fence. Bene, ora non dovremmo avere problemi. Per sicurezza, ragazzi, metto anche le fence qui. Giusto per sicurezza. Ecco, non mi sono bastato, ma ci avrei scommesso. I ragni ci passano lo stesso, ci scommetto. Ok, dove ho messo la mia bella zappettina? La mia bella zappettina l'ho messa qui. Ora, questo le concimo tutti e gli riempo di semi. Ne ho solo 11, è bello. Che bello. Non mi basta nemmeno. Ah, la prima linea sì, la seconda linea no. Vabbè, non abbiamo furia per il momento. Ok, vedete la nostra casa sta prendendo forma, ora vi faccio vedere dall'alto com'è carina. Beh, che è carina, dai. Lascio solo l'albero grosso, quello piccolo lo levo. E più avanti ci faremo la casa sull'albero. Magari, non lo so, episodio 1000, casa sull'albero. Vediamo. Devo tappezzare tutto questo di parquet. Visto che abbiamo la possibilità di avere il parquet bianco. Questa è sabbia, vabbè, il parquet bianco. Noi lo facciamo bianco, anzi lo facciamo a scacchi. Sa bello il parquet a scacchi, che spettacolo. Sì, bello, bello. Sapete che è bello? Che 2 secondi fa ho detto no, vabbè, non punto alla bellezza. E ora, boom, i parquet a scacchi.
coerenza meno 10. Facciamo un po' di legna, va. Su Skyblock l'obiettivo era fare tanta pietra, qui l'obiettivo è fare tanta legna. Proprio l'opposto, l'opposto. Poi non siamo su un'isola volante, siamo su un'isola creata da noi. Cioè, potevamo semplicemente vivere là nella natura selvatica. Però io mi devo complicare sempre le cose, lo sapete, se no non sono contento e quindi cosa ho fatto? Boom, l'isola. Cos'è quel coso? Ah, no. Ho visto il coso marrone sopra l'albero, ho detto che cosa ci hanno cagato i piccioni, no? Era semplicemente il cubetto di terra con sopra la torcia che ho messo per non far nascere i maledetti. I mob, ormai noi li chiamiamo i maledetti. Prima ho offeso il parche bianco, ora mi serve il parche bianco. Vedete? Sono le sfighe della vita. Comunque non ci ho fatto caso, ma ho già 4 string. E 4 string, sapete bene, vuol dire un cubetto di lana. Ci mancano 2 cubetti di lana. Cioè, l'obiettivo principale sarebbe stato trovare un diamante, e ora è diventato farsi un letto. Così. Che poi in teoria basterebbe che io mi facessi una piccola scampagnata alla ricerca di pecore. Sarebbe molto più semplice, però. Ve l'ho già detto, se non ci compriamo le cose non siamo contenti qui, ragazzi, è così, è così, è così. Però, vedete, sto resistendo già abbastanza episodi per come mi conoscete voi. E la casa non diciamo che. Cioè, si può dire tutto tranne che la casa è venuta brutta perché è una molto bellina. Cioè, è una delle più belline che ho fatte. Ora, non è esagerata, eh. Come potete ben vedere, non è esagerata, però ha il suo charme, il suo charme positivo, il suo fascino. La casa col fascino. Adesso sono in veste di albero. Oh, una mela! Ciao, mela! Te sarai una delle mie poche amiche. La mela del destino. L'unica mela che Stepney avrà in tutta la sua vita. Bene, questa mela verrà incorniciata. Per essere stata l'unica a farsi viva e a farsi mangiare da Step. Anzi, no, mangiare no, perché non si fa mangiare. Però, se io la prendo in ostaggio, le altre mele impazziscano e dicono: oh, ridacci la nostra mia mela. Vengono fuori, si incazzano, provano ad uccidermi, ovviamente. Vengono povnati da Stepney. Perché qui c'è un cubetto fatto male? No, sì, ce l'ho. Niente, niente può essere storto. Tutto ha un profilo psicologico. Allora. Torniamo in retromarcia. Ho finito i polli. Notizia negativa. Ho finito i polli. Però, nonostante ciò, ho il coso. Ho un po' di grano qui. Tre di grano. Uno, due, tre, panino. Finché si va avanti a panini va bene. Perché il pane fa bene, si sa. Il problema sarà quando si dovrà iniziare a mangiare solo la carne degli zombie. Lì sì che vi voglio. Lì vi ci voglio proprio. E come se vi ci voglio. Qui di piantagione non se ne parla, vero? Cresci con calma, una furia, tanto io non ho nemmeno fame, cioè. C'ho lo stomaco, mi brontola e basta, però te fa pure come meglio credi, eh? Se lo sapevo non li piantavo in mezzo, tanto ci mettono 2 anni a crescere. Là manca l'acqua. Ce la metto prima di scordarmi. Poi lascio sempre un cubetto qui perché ho paura che gli zombie spacchino la porta. Allora, dov'è? Mi serviva il ferro ce l'avevo in mano. 1, 2 e 3. Poi mi posso fare le cesoie. Le cesoie mi serviranno per quando troverò una pecora, in modo da ottenere più lana, ecco, e senza dover uccidere la pecora, ovviamente. Prendo questo. E poi boh, le mamme ti interrompano mentre fai un video su YouTube. E intanto è cominciato a piovere. Allora colgo il momento per dirvi che. Ho finito di mettere l'acqua qui. Colgo il momento, cioè. Il momento più inadatto. Cioè, mentre piove, io vado a riempire di acqua la mia piantagione. Che senso ha? Dovrebbe piovere e riempirsi da sola. Notch, brucio ciccione, fai qualcosa per queste cazzo di affinatezze. Visto che fai in modo che i creeper esplodano dall'altra parte del muro, fai anche in modo che nessuno mi rompa le scatole. Ok? Chiaro? Ok. Allora. Voglio proteggere la mia vita in questo modo, perché non si sa mai mentre sono di qua che possa succedere. Di sicuro appare la peggio gente. Insomma, meglio così, ragazzi. Oh, 2, 6, ne ho 6. Ne ho 6, ne mancano 6. Ne mancano 6. Posso fare altro bon meal e far crescere un po' di piantagioni. Che ne dite? È uno spreco? No, è uno spreco. Tappezziamo un po' di torce in casa, non voglio sorprese.
Allora, metà di questo legno lo trasformo e inizio a fare i pavimenti per bene, però prima di ciò devo sistemare queste pareti che sono di legno diverso. Oh, oh, che cavolo! Mi si è buggata la tastiera, mi si muove da solo. Oh, mi peggio bug. Peggio bug. Sistemo questo muro che è bruttissimo in questa maniera. E almeno riprendo anche questo legno bianco. Se in caso dovessi fare la scacchiera, ecco, il pavimento a scacchiera, ma avevo già detto prima. Sistemo con questo. Però anche fatta con la stone sarebbe bellina. Anche con la stone è bellina. Boh, comunque sto dedicando tutti questi episodi alla casa e basta. Però una volta terminata, dopo non ci metterò più mano, quindi ne vale la pena. Arriverà il momento di andare a cercare i mob, anche se, cioè, per adesso, come avete visto, sono venuti a cercarmi loro, quindi non c'è stata nemmeno la mancanza di qualche combattimento all'ultimo sprizzo di vite, sangue. Non mancano mai quelli. Allora, ho finito anche di rendere, diciamo, carina la struttura esterna. E adesso potrei cominciare anche a fare il pavimento. Quanto questa è la zona scavi. Potrei anche chiudere qui. Verrebbe molto bellino se lo chiudo. Qualcosa del genere. Guardate. Zona scavi. Carina. Carino un monte. La chiudo così. Ta. Zona scavo. Ci vado. La chiudo con una porta. E ci vado solo quando, diciamo, mi occorre. Eccoci, ovviamente l'ho fatta simmetrico, bello schifo. Allargheremo gli scavi di due, non c'è problema. In questi casi basta fare un buchetto in più. E vedete che tutto torna simmetrico. Alla fine non è difficile fare le cose per benino. Tan 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 tan.